Nel Vangelo di oggi, preso da Luca al capitolo secondo, dal versetto sedicesimo e seguenti, leggiamo: tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. L'inizio del nuovo anno è un giorno pieno di gioia, e questo per più motivi. Il primo perché è la solennità di Maria Santissima, Madre di Dio, il secondo perché è la giornata mondiale per la pace, e il terzo perché inizia un nuovo anno carico di promesse, di speranze e di nuovi propositi. Il brano del Vangelo di oggi ci riporta al presepe, cioè alla mangiatoia, dove è stato adagiato il bambino Gesù appena nato. È figlio di Maria perché da lei partorito, è figlio di Dio perché è nato per opera dello Spirito Santo. È tutto uomo ed è tutto Dio, vero uomo, vero Dio. Maria, avendo dato alla luce Gesù il Verbo, è la madre di Dio, la Theotokos, come stabilito dal Concilio di Efeso nel 431. I pastori, come racconta il Vangelo, gli ultimi della regione, all'annuncio della nascita del Messia, dato agli angeli, vanno e trovano Maria, Giuseppe il bambino, adagiato nella mangiatoia. Una scena semplice e umana, ma in quel piccolo bambino, nella sua impotenza, riconoscono il Messia venuto nel mondo. Sono loro a trasmettere la buona notizia della nascita. Ma anche il loro stupore e la loro gioia nel constatare l'opera compiuta da Dio. Maria, dal canto suo, medita queste cose e le custodisce nel suo cuore. Maria, maestra di fede e di stupore, si ferma e medita tutto ciò che sta accadendo, tutto conserva nel suo cuore. Nel cuore, perché la storia di un figlio è scritta prima di tutto nel cuore di una madre. Dopo aver generato quel bambino, prestando assoluta obbedienza a Dio, ora porta nel cuore la forza di custodirlo, di accompagnarlo nella sua vita singolare, perché lui è il figlio dell'Altissimo, re sul trono di Davide, Salvatore e Signore. Il suo nome è Gesù, Yeshua, che significa il Signore salva e quindi Salvatore, racchiude tutto il programma della sua esistenza che Maria, come madre, è chiamata a custodire. Il Vangelo ci dice che dopo essere arrivati a Betlemme e visto il bambino nella mangiatoia, i pastori se ne tornarono glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Di fronte all'annuncio del Natale bisogna allora celebrare, come fanno i pastori, dimenticare tutti gli ornamenti di alberi, luminari e regali che ormai hanno invaso il tempo natalizio, per custodire ciò che vale, per lasciare stupire dalla nascita del bambino Gesù, dalla Vergine Madre, tutti noi. Oggi è la giornata mondiale della pace, è significativo quello che la Chiesa ci propone, pregare per la pace, perché essa è un dono che viene da Dio. Quello di oggi è il giorno della benedizione di Dio su noi, perché ognuno possa ricevere pace. Con l'inizio dell'anno nuovo ci viene concesso ancora tempo dalla misericordia di Dio, tempo da non sciupare, tempo da vivere alla presenza del Signore, compagno di viaggio delle nostre attese, delle nostre fatiche, nelle nostre speranze. L'augurio che possiamo farci è che il tempo che Dio ci dona sia impiegato per il nostro e l'altrui bene. La Vergine Maria, Madre di Dio e Regina della Pace, guidi i nostri passi e ci custodisca in questo nuovo anno. A tutti auguro una serena giornata, un buon anno, nella pace e nella gioia del Signore.